Minatori si nasce. La vocazione passa di padre in figlio come un fuoco rituale che arde di continuo. E viene il giorno che anche il ragazzo entra nei ranghi, sebbene suo padre sia rimasto laggiù. Il nonno lo segue con un lungo sguardo. Il saluto delle donne è incoraggiante e sereno. Forse un cuore innamorato a una finestra. Oggi comodi automezzi trasportano alla miniera, che non è più un mondo popolato di inquietanti incognite. Le tipiche lampade che danno al minatore non soltanto luce ma anche sicurezza, segnalando con un tremolio della fiamma la presenza di gas esplosivi, sono sottoposte ogni giorno a un minuzioso controllo. Ed ecco la giovanissima recluta impugnare finalmente la sua. È come una consacrazione. Siamo alla bocca della miniera. Il cavo di questo colossale gomitolo ne solleva masse di carbone frantumato che scende poi a torrenti nei vagoncini. E mentre la miniera erutta instancabilmente la sua lucente, nera ricchezza, minatori di turno e squadre di soccorso in normale esercitazione attendono di calare nei pozzi. L'operatore manovra a distanza la rapida discesa. E un apposito comando impedisce che il cancello si apra prima che la gabbia sia ferma. Nel tenebroso labirinto delle gallerie, il nemico più insidioso è la polvere, da cui ci si difende con la maschera, quella bizzarra escrescenza della bocca. Il più lieve movimento solleva nubi di polvere impalpabili, come quando si smuove un fondo melmoso. Chi vuol conservare i polmoni sani non abbandonerà mai la maschera. Specie se aziona il martello pneumatico. Questo sgretolatore dei banchi cui però si tende ad associare un getto d'acqua ad alta pressione per eliminare la polvere. Altro nemico è il grisù, che distende i suoi invisibili tentacoli nei meandri della miniera. Ma c'è la lampada che lo denuncia infallibilmente. Niente paura, basterà chiedere una più intensa ventilazione che spasterà via il terribile gas. E ininterrottamente masse di carbone sgorgano al sole. Nella miniera si entra fisicamente sani e la salute dei lavoratori è sorvegliata con frequenti visite mediche intese a cogliere il più piccolo indizio di malattia.
ma un gagliardo appetito concorre validamente ad ogni cura. Anche nelle miniere di mercurio ogni cautela è messa in atto. Il minerale non può salire all'esterno se la predella non è sganciata a mano. E mentre il materiale estratto è avviato ai forni, si prepara con le mine la produzione futura. Il martello crepita e freme come un mitra, e nembi di polvere che impattano i polmoni e rompono dalla parete. Questo muso da marziano. Un giorno però l'operaio insofferente pagherà a caro prezzo la sua indisciplina. Ma è tempo di allontanarsi, perché il fuoco guizza veloce nelle micce e presto la terra sussulterà. Si dovranno contare gli scoppi per accertare che tutte le mine siano esplose. E quindi si procederà al controllo delle armature per verificarne la stabilità. Nella profondità un silenzio denso e quasi subacqueo. Alla superficie, in una festa di sole, è tutta una giostra di vagoncini trainati a mano o da minuscoli locomotori che fanno pensare ad un centro ferroviario in miniatura, creato per la gioia dei ragazzi. Ora il materiale è giunto ai forni dove sarà trasformato in metallo liquido. Qui più che mai è necessaria la maschera, perché i vapori di mercurio abbondantemente sprigionati dall'alta temperatura hanno una micidiale potenza benefica. Questo curioso mercurio, che per secoli alimentò le illusioni degli alchimisti in cerca dell'elemento capace di trasformarsi in oro, è veramente un bello originale nella famiglia metallica, con quella sua irrequietezza diabolica, quel colore allucinato, quella capacità di cambiare i connotati dei confratelli a cominciare dall'oro, sciogliendosi e mescolandosi ad essi. Escluso però il ferro, che vi galleggia come un sughero. Eccolo caldo caldo sgorgare dal forno con un getto sfolgorante. Sembra luce liquefatta e gli operai lo rimestano nelle vasche con una specie di piacere, così compatto e morbido com'è, quasi accarezzassero un velluto. Pulito dalle impurità, il prezioso metallo sarà esattamente misurato. Per avere un'idea della sua densità, pensate che questa bottiglia ne contiene per 34 kg e un quarto, cioè la capacità standard delle bombole di ferro aventi quotazione internazionale, controllate e sigillate a cura dello Stato. Questo sottosuolo è ricco anche di pirite, che è avviata direttamente alla costa per mezzo di teleferiche. È come se titaniche braccia sporgessero dalle miniere per giungere al Tirreno. I cavi che attraversano mezza Maremma passano anche in prossimità del cimitero, dove riposano 83 operai caduti sotto il piombo tedesco per aver voluto salvare da distruzione la miniera cara al loro cuore come la famiglia e la casa. Omaggio eloquente e perenne, il fiume aereo dei carrelli scorre su quelle tombe, alto, sulle distese non più putride di malaria, ma feconde di grano, ripullulanti di vita, dopo secoli di solitudine e di morte. E il minerale dagli aurei riflessi che qualche ora fa giaceva ancora nel grembo della terra, e dopo il suo silenzioso transito nel cielo finisce in fragorosa cascata nelle stive dei piroscafi, alimenterà domani la feconda battaglia del progresso e della ricostruzione d'Italia.